Ciao a tutti, sono Andrea Soffientini, ormai mi conoscete, al massimo è quel balordone di Paolo che dovete conoscere un pochino di più. Sono a Garbagnate, oggi una prova, vediamo se vi può piacere, rotazione scarpe in casa Kipran. Inizio con questa rotazione perché abbiamo fatto la recensione di qualche scarpa Kipran, qualcuna l'avevo già utilizzata e ho detto facciamo una rotazione monomarca. Sicuramente, anzi, vorrò fare la rotazione delle scarpe che ho in uso adesso, io che non è monomarca, ma oggi parto così. Intanto la rotazione la farò una o due scarpe da lento, una scarpa per lavori e una scarpa da gara. Parto con la mia scelta, la scarpa da lento in casa Kipran è la KS900, non è la KS900 Lite, questa l'ho preferita io perché l'ho trovata comunque molto più ammortizzata rispetto alla Lite, anche se la Lite pesava quei 10 grammi in più, ma non lo so, ho trovato la mescola più soffice, per me top per le corse rigeneranti, quando abbiamo le gambe stanche e soprattutto per fare tanti tanti chilometri, l'ho trovata molto protettiva. È una scarpa in questo colore più da corse invernali, ha anche un ottimo battistrada. Quando invece, e questo l'ho detto anche nella recensione delle KD900 senza la X, quando ho voglia di correre un pochino più svelto, quindi ho la gamba un pochino più fresca, devo fare dei lavori al medio, delle variazioni di ritmo, ho preferito questa KD900. C'erano delle scarpe un pochino più leggere, un po' più reattive, ma questo è un ottimo compromesso tra reattività e protezione. Come scarpa da gara invece, vabbè, in casa Kipran c'è la KD900X, stessa mescola della KD900, qua abbiamo l'aggiunta del carbonio, un pochino più leggera e un pochino più filante. Questa scarpa l'ho utilizzata per le ripetute, invece quelle con recupero da fermo, 1000, 2000, 3000 e per le gare. Questa non è la mia rotazione solita, è una rotazione che si può fare con scarpe Kipran che ho comunque provato. Io la consiglio ad atleti che corrono massimo fino a 3,30 al 1000, massimo 3,20, che sono delle velocità che posso raggiungere con la 900X, i lavori al medio circa 3,50, 3,45 fino ai 4, 4,15 con la scarpa intermedia che è la KD900 senza la X, mentre la KS900 è una scarpa per tutti i ritmi, lenti ovviamente, quindi per tutta la parte di fondo lento che dobbiamo fare, secondo me è una scarpa straammortizzata che ci aiuta a digerire tanti chilometri e a riposarci. Se vi è piaciuta questa rotazione di scarpe e avete qualcosa da consigliarmi, se volete sapere la mia rotazione solita di adesso, la rotazione di Paolo, la mia rotazione nel periodo estivo quando mi metto ad ammazzarmi di chilometri in preparazione, perché comunque cambiano, ho la fortuna di provare tante scarpe, scriveteci qua sotto, cercheremo di accontentarvi sperando di averle utilizzate. Ciao!